Anche oggi mi comprate il latte? No, grazie. Lo prendiamo dopo. Ah. Ciao ragazzi! Ecco le più belle! Dacci il latte, simpatia! A domani! Sì, ciao, ciao! Oggi c'è il latte in offerta special! No, grazie, lo prendo da Nino. Ok. Grazie. Prego, signora, Nino. Ciao! Faccelo! Eh? Ciao! Thank you.
Bene, anche tu sei pedinata, eh? Mi segue dalla terza. Ma ciuriamo, ma chi dà la tapatezza? Lo mio! E a me chi mi favo, mo? Favo di fumare lo mio! Che c'è? Ma che cavolo hai combinato? Mi sembra uno spaghetto al pomodoro. Non vanno cappuccino, ma va. Dite giornate che è schiarato. Guardate un po', guardate. Sì. E poi, a me chi mi fa. Siete sicuri di sentirvi bene? Tutto sì. Ok. Niente di rotto? Sì. E pomarolo? Allora meglio così. Beh, ciao, e buon proseguimento. Aspettate. Ehi, un momento. Mi sono rotto 20 costole per te e tu te ne vai così. E che dovrei fare secondo te? Vegliare al tuo capezzale finché non ti si asciuga il pomodoro sulla faccia? No, lui vuol dire che forse ci potremo rivedere in condizioni più pulite magari. Non è da escludere. In fondo la vita riserva tante sorprese. E poi si incontra tanta gente in discoteca. Aspettate. Quale discoteca? Blue Moon, stasera alle 10. Che bisogno c'era di dirglielo? Come facevano a trovarci, signora? Ma qual è il pomaro? È il pomarolo che mi hai dischiattato. Ma quanto costano questi 10 pomaro? Pezzi. Ah, $10? Ma voi ce l'avete il permesso per vendere? Ah, no, $15 di comune. Allora $15, 10 pomarola. Date $10 di resta a mia amica. Arrivederci. Ma com'è sto punto? Oh. Com'è andato? Look at this, non ho venduto niente, Nino. Non te la prendere, prendi la mia e va. Un'altra volta, no, non è giusto. Non ti preoccupare, quello che dico io è giusto. Sei un amico, se mi chiedessi di buttarmi nel fuoco per te, io lo faccio, Nino. Molto bene. Allora, al prossimo incendio che mi capita, ti chiamo. Puoi sempre scherzare. Eccolo, sta entrando adesso. Che faccio, glielo mando? D'accordo, ok. Ehi tu, vai giù, il signor Barney vuole vederti. Va bene, va. Non ha venduto niente neanche oggi. D'accordo, ne parliamo più tardi, ciao. Buongiorno. Sei tu in esposito? Sì, sono io. Mi risulta che vendi molto poco. Hai riportato 10 carichi intatti negli ultimi 20 giorni, sei scarso. Sì, ragazzo. Sei veramente scarso. È colpa mia se il latte non lo vuoi. Forse il pomodoro che hai addosso che non gli piace. E questo è il modo di andare in giro? Ma è stato solo un incidente, la prossima volta non succederà. Questo è certo, sei licenziato. Cosa ha detto? Ho detto che sei licenziato. Va bene, posso dirle una cosa? Sì, ma svelto, che ho molto da fare. Ma vaffanculo! Sparisci, via! Via! Mi sono licenziato. Col letto è chiuso. Perché ti sei licenziato? Perché voglio cambiare mestiere, qualcosa in contrario. Beh, no, hai fatto bene. E tu non hai niente in contrario se lo cambio pure io. Ma guardate, guardate che hanno fatto sti cretini. Guardate qua, guardate. Ah, zia! L'asciugamano! Ma come avete fatto? Tieni. Ma dovevate andare a finire proprio sui pomodori? Siete peggio dei creatori. La prossima volta per accontentarti mi butto sulle patate. Ma lei lo sa che siamo rimasti senza lavoro per colpa mia? Tu che c'è? E poi sono stato io che mi sono licenziato. Mi ero scocciato, sempre latte, latte, latte di qua, di là. Dove andavo, andavo, sentivo puzza di latte. Pure qua, per esempio. Ah, ma sei tu? Dai, quaglione, non scherzare. Pensiamo a come rimediare i soldi per andare in discoteca. Non ci sono problemi. Che problemi ci sono, zia? Uè, sono finiti i soldi. Do you understand? Sono finiti i money. Appunto, dico, non c'è problema, no? Ti sei mai morto di fame appresso a me? Sì, sempre.
Però sei vivo, guarda come sei vivo. Sei alto, bello, robusto, un piezzo e guaglione, no come a me che si è formato sviluppo. E mi ricordo quando eri piccolo, ero così. Era proprio una chiavaca. Che cosa vuol dire chiavaca? Chiavaca. Chiavaca vuol dire una cosa bella. Tu sei una chiavaca perché sei bella. Io non sono una chiavaca perché io non sono bella, hai capito? Uè, uè, ti aggiustate i pantaloni, tieni. Tieni. Grazie, zia. Sei veramente una chiavaca. Uè, e come ti permetto, sto fedente è merda. Ma guarda un poco che scostumato. Cos'è pazzo? Ma hai visto quanto costa? Per entrare lì dentro dovremmo come minimo rapinare una banca. Non ti preoccupare, non c'è problema. Basta far funzionare il cervello. E allora go, fallo funzionare subito che sono arrivati. E che cazzo, non ti danno neanche il tempo di pensare, oh. Guarda chi c'è. To, guarda che si vede. Questa è la tua. Ti trovo un po' pallido. Eri molto più colorito l'ultima volta che ci siamo incontrati. Beh, il medico mi ha detto di stare lontano dai pomodori. Ehi, Lucy, sveglia. Ti sei incantata. Ciao. Ciao. Allora, ragazzi, vogliamo entrare o avete messo le radici? Andate qui? Avanti. Noi salutiamo e vi raggiungiamo. Avanti, no, ragazzi. Non ci potete mollare. Vedevi. Non è giusto. Dai, perché ci lasciate così? Perché no? Ma come? Non avevate un appuntamento con noi? Ma a me non risulta. Come? E chi ti aveva detto stasera abbiamo un alle 10? È vero, Anna, l'ho detto io. Non possiamo lasciarli qui. Hai ragione. Beh, se ci tenete proprio, l'ingresso è libero a tutti. No, 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 no. Non possiamo entrare, là dentro c'è troppa gente. Lui soffre di convulsioni. Chi? Io? Tu, tu. Sapete, fa finta di non capire. Deve essere terribile, ma non c'è un rimedio? Certo. Andiamo. E dove ci portate? Oppure è un segreto militare? È un segreto militare? No. No. Ce lo possiamo dire? Beh, è una cosa... Così, no, così. È una discoteca. Dove siamo noi solo a ballare? Andiamo. Let's go. Eccoci qua. Vi piace? È meraviglioso. Guarda. Cos'è che dobbiamo guardare? L'abbiamo fatti e lui. È vero? Eh? Questo è un ferro dell'Ottocento. Tutto fatto con gusto. Eh? Dici la verità, è meraviglioso. Dico che questo è il più miserabile deposito di tutta New York. Ma come? Mi ha costato un patrimonio. Questo schifo. Vieni, dai. Non fare così. Basta che chiudi gli occhi. Creiamo l'atmosfera, musica. Musica, violini, 100, 1000. 1 milione di violini, tutti per noi. Violini che entrano nel cuore e man mano ti portano sulle nuvole. Li senti i violini, eh? Continuo a vedere bidoni. È molto grave. No, forse è la musica. Sì, preferisco quella classica. Sì, subito, basta premere un tasto. Ecco. Siete impazziti, che cos'è questa lagna? A me piace il rock. Sure, subito, in questa discoteca c'è tutto, basta chiedere. Fantastico! Dai! Wow, bellissimo!
Non immaginavi una serata così. No, davvero. Sempre stato il mio sogno. Voglio dire, ballare sul serio, con un pubblico, in un teatro, con un'orchestra vera. Sai, come Carla Fracci o Margot Fonteyn. Beh, qui a New York ci sono tante scuole. Potresti prendere lezioni. È quello che faccio. Sono già 2 anni che studio alla Carnegie Hall. Sai, quel palazzo all'angolo di Broadway. Ma non credo che continuerò per molto. I miei non sono d'accordo. E cosa vorrebbero farti fare? Le sfogliatelle. Mio padre è uno dei migliori pasticceri di New York. Così vuole che la tradizione non si interrompa. È un brutto guaio. Già. E tu? Io vorrei diventare il sindaco di New York. Penso che se io diventassi il sindaco di New York, farei venire da Napoli tutti i miei amici scudisti e potremmo portare giù un sacco di donne. Così Napoli diventerebbe la città più ricca del mondo. Non ti sembra di sognare un po' troppo? Nino, levatemi una curiosità. Tutte e due avete lo stesso nome. Come fate a capire quando uno vi chiama? Io mi chiamo Nino. Lui si chiama... Oh, Matumba, siccome questo cavolo di nome non mi viene, allora l'ho chiamato come me. E chi è il numero uno? Io. Oh. Abbiamo tirato a sorte e ho vinto io. Come al solito apparato, è uno dei suoi trucchi, ma a me non frega niente. L'importante è essere numero uno nella vita. E tu, che razza di numero uno vuoi diventare? Niente, lui una volta vuole fare il pugile, una volta il ballerino. Non lo sa nemmeno lui quello che vuole. E che c'è di male? Però adesso intanto mi alleno in palestra, serve per tutte e due le cose. Un giorno saranno famosi. Conoscete quella serie di telefilm? Beh, chissà che non tocchi a qualcuno di noi un giorno o l'altro. Tieni. Cos'è? Un sassolino. In Italia, sai, abbiamo una fontana dove si butta un sassolino e si fa un pensiero. E si pensa a una cosa che uno desidera. E i sogni si avverano sul serio? Provaci. Perché no? Dei tuoi famosi trucchi, non è vero? Di solito riescono. Beh, non con me. Addio numero zero. E auguri di niente, virgola niente. Anna, aspetta, Anna. Perché? Non lo sapevi? Quello che fa lei faccio anch'io. Come prima serata, abbiamo fatto proprio una bella figura di merda. Cosa aspetti? Ci vado, mica scappa. Però le dovrei portare qualche cosa. Mica posso andare a mani vuote. Ho trovato! Ho visto che c'è una svendita da Tiffany, perché non gli compri un anello? Vieni con me, un'idea. Grazie, signora. Ma va là. Sì, ma cosa dici? Ma chi? Ma va. Sappi, non ci credo. A New York a me mi chiamano Menè. Mi vedete? Commettiamo. Ok. Sentite, per cortesia. Siccome io e lui dobbiamo fare una corsa, lui dice che è più veloce di me, perché ha le gambe più lunghe. No, io credo di essere più forte di lui. Sono più forte. Allora, per questa corsa, lei ci può fare da armi. Ok, d'accordo. Allora ci dia lei il via. Ok. Partiamo da lì fin qui. Ok? Ok? Ok, allora, come va? Grazie. Vieni, vieni. Faccia breve. Ready? Via! Ehi! 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 Ma
ma è splendido. Sembra proprio una figurina di Pené. Bene, così ragazze. Che cosa vuoi? Beh, volevo chiederti scusa per ieri sera. Mi dispiace. Ti dispiace d'avermi baciato? Sì, sì, cioè no, mi dispiace averti fatto arrabbiare. Ti ho portato questi. Che roba è? Come che roba è? Ho speso una fortuna. I fiori. Non fa niente. Sono belli lo stesso. Ora però vattene, perché Miss Crawford non vuole strani durante la lezione. Sì, me ne vado. Ma prima volevo sapere se esci con me domani sì. Sì, voglio dire, anche con Lucy, naturalmente. Vedrai, ci divertiremo. Andremo a mangiare e poi a ballare. In mezzo ai bidoni? No, in discoteca. In una vera discoteca. Va bene. Davanti alla cattedrale alle 9, ok? Sì, va bene. Me ne vado. Ciao. Via! Via, sì, via, a domani. Via. Ciao, ciao. Sì, certo, me ne vado. Sì. Via! Sì. E così? Ma guarda, dove la palla? Aiuto! Si salvi chi può, mannaggia! Sto qua. Che hai fatto? Ho incontrato Fioraio, tu piuttosto, com'è andata? Una favola. L'ho invitata a cena in discoteca. Cosa hai fatto? L'ho invitata a cena in discoteca. E i soldi? Non ti preoccupare per i soldi, ci penso io. Tu ti sei mai morto di fame appresso a me? Sì, sempre. E allora cammina, che la fame continua. Vieni, vieni, vieni. Ehi, ehi. Si fermi, devo far male, vado io, non si preoccupi, vado. Fermati, mascalzone, tanto lo sai che ti prendo. Fermati. Eccola qui, l'ho preso. Tengo. Oh, tu sei un bravo ragazzo, sei stato fantastico. Bene, bene, sai, ho un sacco di documenti qui, eh. Yes. Ecco qui, un dollaro te lo sei meritato. No, facciamo due. Grazie. Ecco, vada per tre, grazie. Grazie. Ciao. Ciao. Cane, ti viene in mente niente? Facciamo stesso trucco di valigia? Ok. Ok. Eseguo solo ordini. No, ma vogliamo scherzare? Questa robaccia sporca puzza per allontanare i clienti. Chi le ha ordinato di fare questi lavori? Mi dica. Ecco qui ordine di sindaco. No. Ma questo è ridicolo. Non lascerò che davanti al mio negozio avvenga uno scempio così. Vuole che se ne va? Eh? Gli dia qualche dollaro. Cosa devo dargli?
sì, forse hai ragione, anche se lo trovo disgustoso. Ma tieni, prendi questi. Che c'è? 50, 50, sono pochi, 50. Ok, tieni, tieni, ma vai, vai, vai. E non venire più qui, basta, eh? Non venire più, non ti azzardare più a venire qui. Grazie, caro, sei stato splendido. Dimmi, cosa posso fare per te? Mi dia quel giubbino a me, quello bianco, grazie. Certo, accomodati, vai, vai. Prego, i gelati. I gelati. No, no, noi no, grazie. Ma voi non avete mangiato niente? Siete sicuri di non stare male? Noi? Benissimo. Siamo a dieta. A dieta? Sapete, devo allenarmi. Anche tu devi allenarti? No, lo faccio per solidarietà. Che fame. Permettete. Che ti ha detto? Niente, è una sorpresa. Su, finite il gelato. Peccato che sono a dieta. Dai, dici che sorpresa è. Aspetta e vedrai. Ma tu la conosci? Il gelato. Vabbè, ho capito. Ehi, senti, amico. Perché non devi bere qualcosa mentre io canto una mia canzone? È un'idea. Metto sul conto tuo. Certo. Ok. Ciao. Ciao. A me stessa non la voglio avere, ti chiamo non la rispondo, ma poi in tuo letto non riesco a dormire, ma manca già dall'aria. Ma chi è? Chi gli ha detto di cantare? Boh, è un cliente. Ci penso io. Mi fa una rabbia nel cuore, e una lacrima va sul cuscino del mio grande amore. Nota lei. E singhiozzando con mille parole, ma trovo. Ha davvero una bella voce. Aspettando che bene rimane, mentre la notte più lunga si fa, e aspetto l'alba sperando che torni, mi dice una sola parola, e nel bianco di queste lenzuola tu perdi con me. Solitudine che un amico si fa di questa mia notte in bianco, e la tua immagine che non se ne va a sto pensiero ormai stanco. Accidenti, chi sono aspettato? Quella voglia di averti vicino mi fa una rabbia nel cuore, un'altra lacrima va sul cuscino del mio grande amore. E singhiozzando con mille parole, mi trovo sull'indo e lenzuola, aspettando che bene rimane, mentre la notte più lunga si fa, e aspetto l'alba sperando che torni, mi dice una sola parola. Ragazzi, è super. Nel bianco di queste lenzuola, tu perdi con me. Avete finito il gelato? Ancora no. Beh, fate presto, credo è meglio che ce ne andiamo. Ma perché? Nino sta ancora cantando. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Dove vai? Bravo. Let's go. Al conto ci pensa Nino. Hai visto che sorpresa?
Beh, stupenda, no? Mi sembra che sia stato carino. E poi Nino canta benissimo. Sì, mi è piaciuto molto. Moltissimo. Anche a me. E poi anche la canzone era voluta. Se tardavo altri due minuti mi facevano a pezzi. Canti stupendamente, lo sai. A me hai fatto venire i brividi. Anche a me. Dai, adesso andiamo in discoteca. Certo, sì, andiamo. Sì, andiamo, facciamo presto. Well. Leviamoci da qui. Che aspettate voi due? Non vi va di ballare? Vai, vai, adesso veniamo. Qualcosa che non va? È una serata fantastica. La più bella della mia vita. Non credi di esagerare? No, è la verità, te lo giuro. Beh, allora perché non mi inviti a ballare? Credevo che questa roba non ti piacesse. Che ballassi solo la musica classica. E che vuol dire? Su, forza, andiamo. Dai! Sono andato da casa tua e tua madre mi ha detto che eri uscita con Lucy. Infatti è così. Mi ha detto con Lucy e non con questo anatrocco. Ehi tu, Katie, ripeti quello che hai detto. Ti prego, Nino, lascia perdere. Anna è uscita con me. Quando deciderà di uscire con un imbecille, ti chiamerà. Ma allora sei in cerca di guai. Non cercare più, che l'hai trovata. Ehi, capito? Calma, ragazzi, calma. Questo non è un salone. Qui non voglio risi. Sono stato chiaro. Niente, noi scherzavamo. Bravo. Allora scherzate da un'altra parte. Sì, d'accordo. Bene. Comunque con te ne riparleremo. Quando vuoi. Quando non tira vento, perché potresti volare via. Ehi, un consiglio. Domani non uscire di casa alle 10, perché passa il camion che raccoglie l'immondizia. Ciao.
Bravo Nino, l'hai fatto scappare? Ha avuto paura, visto? Sicuramente non verrà più qua. Ok. Posso chiederti una cosa? Certo che puoi. Chi è quel tizio dell'altra sera che in discoteca si dava tante aree? Sembrava che aveva qualche diritto su di te. È Morris, ma non ti preoccupare, nessuno ha diritti su di me. Ma lui non lo sa però. Ecco, io sono arrivata. Non mi saluti? Certo, grazie per la bella serata che abbiamo trascorso e per le cose belle che ci siamo dette. Tutto qui? L'altra volta per darti un bacio mi ha dato uno schiaffo che mi fa male ancora. Buonanotte e a presto.
Anna, aspetta, Anna. Aspetta. Che sta succedendo qui? Buonasera, signora. Buonasera, un corno. E tu fila subito a casa. Mamma, ti prego. Ti prego? Ti prego che cosa? Fila su che poi faremo i conti. Sì, signora. Aspetti che le spiego. E che cosa mi deve spiegare? Eh? Sai che se usciva mio marito era peggio per lei? Perché lui l'avrebbe fatta a pezzettini come vitello da latte. E adesso vada via subito. Se ne vada. Va bene, me ne vado. Se ne vada, non c'è problema. Aspetto il pullman. Me ne vado. Maronno. Che è successo? Strillavi come una civetta. Stavo discutendo con Anna, con sì. Tua figlia. E poi, tu di che ti impicci? Si può sapere di che ti impicci? Pensa al negozio, va, che è meglio, che il resto ci penso io. Cool down, non ti incazzare che ti può far male. Hai visto mai che poi ci resti? E io come faccio senza di te con questo negozio? Ciao, lei è vista? No, l'ho aspettata 3 ore all'angolo della strada e non si è fatta vedere. Invece tu? Uè, Lucy è un amore. Non è giusto. I bianchi hanno gli stessi diritti dei neri. Forse il madre Anna è brutto razzista. Te lo chiederò. Ah! Ma Dumba, vieni a fare qualche Nino. Ripresa. Nino, dove sei? Nino. Presente? Sto qua. Ma che ci fai lì? E che ne so io? Perché ti sei buttato a terra? Non c'è una sedia. Tanto vale mettersi a terra. Dai. Sì, così, bravo. Più forte. Vai, Matumba, vai. Così, destra e sinistra, forza. Dai. Così. Bravo. Buttalo a terra. Adesso ce l'hai, vai. Vai, destra e sinistro. Vai. Così, bravo. Così. Dai, ora col sinistro. Quel ragazzo promette bene. È il migliore. Sì, dai, dai. Dai, Matumba, vai, che sei più forte, vai! Ehi, quel negro è amico tuo? Sicuro che è amico mio. Perché non ti piacciono i negri? No, mi piacciono i buoni pugili. E lui non è male. Niente male. Lui è un campione, è un vero campione. Tu non capisci un tubo della box, lui è un campione, è un vero campione, hai capito? Ok, ok, è un campione. Non ti scaldare però, eh. Edi. Il tuo campione si allena sempre qui. Che te ne frega. Va bene, però con me cerca di cambiare tono, mosciarino, you understand? Bravo, Matumba! Ok, Quaglio, a posto. Ho controllato, i genitori di Anna sono tutti e due dentro al bar. Va bene, ma adesso mettiti qua, vedi se la strega arriva. Se arriva mi fai un fischio, ok? Ah, yes. Ma non fagli, scongiuro. Certo che lo faccio. Sta qui, eh? Occhi aperti, Non ti muovere. Latte. Oh, ecco finalmente chi è il tuo amante. Disgraziata, te la fai pure con... Capisco la gelosia, caro, ma ti giuro che questo non l'ho mai visto prima. Meglio così, perché il latte mi fa schifo. Tanto prima o poi lo becco, quello vero. Su figlio entrò oggi. Si un contrapastato la gialla tutta rientra a bocca. E adesso che cosa vuoi ancora? Scusi, ma lei non era di là? È tutto mio qua, allora cosa vuoi? Niente, il latte, arrivederci. Accidenti, che spantato. Sono proprio innamorato, non riesco a stare senza di lei. Ma perché sua mamma ce l'ha tanto con te? Non è italiana pure lei? Certo che è italiana, solo che New York ha cambiato pure i napoletani. Prendi Anna e portala a Napoli.
La parola, lo sai quanto costa un biglietto? E poi a Napoli, per crearti una famiglia, figurati. Vuoi che ti aiuti io, Nino, a rimediare un po' di soldi? Grazie, ma tu... Scusami, con questo cacchio di nome che ti ritrovo, è un casino. No, mi puoi chiamare come ti pare, tu sei un bravo coglione. It's okay, anche se hai la faccia bianca. È il più bel complimento che mi potevi fare. Certo, sarebbe proprio bello andare a Napoli tutti e quattro. Proprio bello. Ma i soldi chi ce li dà? Inventerò io qualcosa. Ehi! Hey. Attento, può farmi male! Fate un'offerta a Babbo Natale. Il vostro Babbo Natale. L'ho già dato. Il vostro Babbo Natale. Anna, sono io. Nino, ma che ti è saltato in mente di venire qui? Ma come che mi è saltato in mente? È una vita che ti cerco. Sono andato anche su per cercare casa tua ed è uscito macista e stavo prendendo anche una mazziata. Senti, io non mi posso fermare qua, è troppo pericoloso. Ci potrebbe vedere qualcuno. Io e Lucy siamo state invitate all'Embassy il 31. Ci vediamo là, d'accordo? E con chi ci andate? Con Morris. Non mi farebbero uscire, se no. Basta, sono stufo di questa storia. Ogni volta che esci, sempre Morris, Morris, sempre Morris. Cerca di capire, non fare lo sciocco, non posso uscire da sola. Ma tu mi vuoi bene? Certo che te ne voglio, lo sai. E allora se mi vuoi bene, scendi. A me, a lui. Anna! Ma ancora tu! Tu chi la casa? Cominciare. Ma quante volte te lo devo dire di star lontano da mia figlia? Io sono Babbo Natale, fate un'offerta. Ah, sei Babbo Natale, te lo do io l'offerta, te la do io l'offerta. No, signora, ma che ti sei messo in testa? Via, sparisci! Questo mondo è cattivo. Oh! Questo casa Babbo Natale, fate un'offerta? Maroni. E così gliel'ho detto chiaro e tu. O solo con me, o è finito. Ho paura che c'è un altro problema più grave di questo. Per andare all'Embassy ci vogliono un mucchio di soldi, money. Purtroppo sì. Poi noi mica ci possiamo andare vestiti in questo modo, no? Certo. Questa volta il trucco della valigetta non basta. Ci vorrebbe una bella botta a bingo. Ma con la fortuna che mi ritrovo... Guarda, guarda. Guarda chi ci sta. Padrone del ristorante. Io vado, No, dai, vieni qua. Non scappare, non ce l'ho con te. Senta, se è per conto, noi vi daremo tutto. No, non è per questo. Quella è acqua passata. Anzi, ti cercavo perché volevo che tu lo rifacessi. Rifare che cosa? Cantare nel mio locale. Da allora non fanno che chiedermi di te. Sembra proprio che tu abbia riscosso un grosso successo. Ma io l'ho fatto per scherzo, mica faccio il cantante. Beh, che tu lo sia o no, per me non importa. Ti do $30 per sera... e fai l'orario che vuoi, senza impegni. $30? Sì. Facciamo 50, E questo chi è, il tuo angelo custode? Il fratello di Babbo Natale. Va bene, facciamo $50, ti aspetto stasera, va bene? Ok. Ciao. $50. Wow! Covaglione col cielo, luce rossa bianca. Fato singhiozzando, ho brindato mascherando questo viso da Pierrot. La festa a Capodanno, regalami la gioia, non vire sto tremando, sta gelosia ma noia. Ma siamo innamorati, le pagine stupende, l'abbiamo scritto noi, io e te. Amore, 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 parole senza fine, come se tu per me, come so. Yeah.
Oggi ho incontrato Nino. Davvero? E non sei contenta? No, abbiamo litigato. Sai, vengono all'embassy il 31. E lui dice che se ci andiamo con Morris, tra noi due è tutto finito. È un bel guaio. Che cosa pensi di fare? Oh, non lo so. Proprio non lo so. Credo di essermi innamorata sul serio. Anch'io sono innamorata, ma per me è diverso, non c'è problema. Vedrai, le cose si metteranno bene anche per te. Magari, ma non me lo fanno vedere. Anna! Sto parlando con Lucy del vestito che dovrò indossare. Lucy, è arrivata Anna, quella rompiscatole di mia madre. Ora aprimi, ti devo salutare. Ciao. Anna. Anna, aprimi, apri, ho detto. Eccomi qua, ho parcheggiato. Col tuo carro armato? Sì, certo. Come hai fatto? Beh, è bastata una mancia e... Ehi, Morris! Ah, ciao, come Vieni stai? Vieni qua. Siamo qui con gli amici. Salve. Ciao. Hi, darling. Sono tanto felice di vederti. Io un po' meno. Che hai? Non ti capisco. Pensavo di essere stato chiaro l'altro giorno. Nino, non essere irragionevole. Io amo te, lo sai.
e intanto ti fai accompagnare dagli altri. Che vuoi dire? A me piacciono le cose chiare. Ti avevo detto di scegliere tra me e lui. Evidentemente hai scelto lui. Nino, basta. Non è possibile. Con te è inutile continuare. Ma tu sei pazzo. Ti pare questo un momento da litigare? No, niente, va. Diverti. Un momento di silenzio, fate attenzione! Mancano solo 15 secondi al nuovo anno! 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Felice anno nuovo! Felice anno nuovo! Felice anno nuovo! Felice anno nuovo! Parole, tutte e due,
Auguri, ragazzi. Auguri. Auguri. Buon anno, amore. One, two, three, four, five, six, seven. Mettila lì. Mettila lì questa. Via da poi. Ancora lì. Colpo di caffè. Nice. Very nice. Un po' bruttarello, ma nice. Hey, boy! You know me? Certo che la conosco. Ti sono simpatico io? Più di sua moglie. Anche tu sei più simpatico di lei. Leviamoci di torno perché non voglio che ci vedano insieme. You understand? Non ti preoccupare che non ti faccio niente. Azzo, non mi fa niente. Da una poco mi scasso, non mi fa niente. No worry. Ma voi non ce l'avete con me? Ma non ti preoccupare, tu non c'entri niente. Tu sei un bravo ragazzo, basta guardarti in faccia. Si vede subito che tipo sei. Io non voglio che tu ci vada di mezzo, you understand? Che ho fatto io? Niente. Ma Morris ha detto a mia moglie dell'altra sera. E tu l'hai conosciuta, no? Hai visto che caratterino che ha? Quella ha fatto un casino della Madonna, you understand? Adesso quella lì vuole che Anna sposi Morris, you understand? Anna non esce più da sola. Ha sempre Morris alle calcagna. E quello come minimo ti spacca la faccia, hai capito? Senti, non mi dire niente. Tu ce l'hai presente, Anna? Certo che ce l'ho presente. Scordatela, fai finta di niente, you understand? Ma come scordo? Uno piglia e si scorda così. Ma io voglio bene, che colpa tengo se la voglio bene? E va bene, senti, io non ti ho detto niente però, Quando avevo le tattoo e volevo una cosa non me ne fregavo un cazzo di niente, me la prendevo e basta, you understand? Goodbye. Scordatela, com'è facile così scorda. Ma va. Scorda. Mannaggia. Ah! Aia! Se tu vuoi bene a una persona, loro ti dicono, scordatela. Ma guarda avanti, cretino! La parola. Mannaggia, uriamo. Scorda, così uno piglia si scorda, così pazzi, ma crea una pazzia, dei sacrifici, che figure in merda che uno ha fatto fino a mo, dove va? Ma io voglio bene, non esiste proprio, scorda, è una canzone, scorda. Che ti succede? Niente. Andiamo, no? Niente, andiamo. 10, 20, 30, 40 e 50. Grazie. Grazie a te. I clienti sono contenti e ci vediamo domani sera. Va
Posso fare una telefonata? Certo. Grazie. Pronto? Pronto, allo? Chi era? Niente, devo aver sbagliato numero. Tu non sei ancora pronta? Morris sta venendo a prenderti, sai? No, mi dispiace, non mi va di uscire stasera. Ho un po' di mal di testa. Digli che sono andata a letto. Vabbè, buonanotte, fa come vuoi. Poi ti stendi al mare, con l'azzurro del cielo negli occhi. Deve essere fantastico. Mi piacerebbe essere lì con te. Anche a me piacerebbe, con te naturalmente. Anche a me. Certo sarebbe bello tutti e quattro insieme. Ma ti rendi conto dei soldi che ci voglio? Dovrei lavorare almeno 3 anni di seguito. Dai, via. Ma sognare non costa niente. Fila subito a casa. Morris! Ti ho detto di filare a casa, capito? Avanti, che aspetti? Tu non dai ordine a nessuno. Fai come ho detto. Metti giù le mani. L'hai voluto tu. Presto, come on. Andiamo, ragazzi, andiamo. Venite. Correte. Venite con me. Mi raccomando, scappate. Forse andate a casa. Vieni, Lucy. Li abbiamo seminati. E quando ci ritrovano qui? Bravo, Matumba. Gli hai dato quel sinistro. Glielo stavo per dare io.
è caduto come una vera cotta. E quando ce li trovano quelli, eh? Vero, Nino? Non ti preoccupare, ci sono qua io. Dove vorresti andare? Ah, dottore, come va? Anche lei qua? Come vai da queste parti, eh? Nino? Meglio che stia solo lui là. Se ci vado anche io succede un macello. Anzi, mi trattenga, eh? Non mi faccio dare, mi trattenga. Guardi com'è forte, eh? È fortissimo il mio amico. Glielo dicevo che era un campione, o no? Che ne dici? Guarda, è uno. Due. Tre. E quattro. Quaterna. Glielo dicevo io, dottor. Glielo dicevo. Scusi un attimo. Via, via, via. Te l'avevo detto che non c'erano problemi. Siamo i più forti, i più forti. Hai picchiato davvero, professionista. E se te lo dico io puoi crederci. Non ho venduto solo whisky nella mia vita. E cos'altro hai fatto di bello? Ho scoperto i migliori pugili. Conoscete Cassius Clay? Certo che lo conosciamo. Muhammad Ali, quando l'ho scoperto, non era nessuno. E ne ho fatto un campione. Marvin Hagler, Leonard, li ho scovati in una palestra del Bronx. Questo non è il mio caso. Non perdi il tuo tempo, niente da fare con me. Tu ti stai perdendo una grossa opportunità, figliolo. Davvero credi? Sì. E allora tanto peggio per me. Ciao. Ciao. E chi mi garantisce che il tuo pugile reggerà almeno 8 riprese? Charlie, non può correre rischi. Quelle iene della stampa mi stanno ancora addosso e non aspettano altro per sbranarmi. Dicono che l'ultimo incontro puzzava dei convenanti. Io non voglio assolutamente che la storia si ripeta. Charlie deve incontrare un vero campione, un pugile integro. Però tu non vuoi che perda, it's right. You're right, ci puoi scommettere. Ti offro il migliore affare della tua vita su un vassoio d'argento. Tu mi dai $2,000 e io convinco il ragazzo. T'assicuro, è un atleta come se ne vedono pochi nella vita. È incredibilmente rapido, preciso, perfetto nei colpi e ha un sinistro che è uno schianto. Dagli 2 anni e darà filo da torcere ai migliori pugili. Non ora, però. Questo è vero, non è ancora pronto. E per quanto abbia stoffa da campione, manca di esperienza. Charlie lo batterà, ma tu puoi stare certo che nessuno potrà dire che ha avuto un combattimento facile. Fidati, quel ragazzo reggerà almeno per 8 round. Credimi. Sono sempre Sammy Berger. Credi che te l'avrei proposto se non fossi convinto? Ok, d'accordo. $500 per questo tuo campione e 2000 per te. Hai fatto un buon affare. Senti, Nino, come here. Che vuole quello? Ti vuole parlare. Ci offre un'occasione fantastica. Ehi, ti posso anche parlare da solo, ok? C'è Charlie Parkins, che cerca uno sfidante al titolo di campione di questo stato. Deve fare l'incontro al più presto, o la federazione lo dichiara decaduto. E perché mai dovrebbe battersi con me? Perché non c'è nessuno. Ma combatti bene, quindi se accetti... ti becchi $500. Hai detto $500? Sì, $500, hai capito bene. Già me li ha dati, vedi. Prendi, questo è il mio aiuto per il nostro viaggio a Napoli. Grazie, Madun. Sei l'amico più caro del mondo. Allora, tieni la guardia alta, poi. Ok, sì, sì. Destro, destro, bene così. Sì, continua così, di destro. Non mollare! Fai così di sinistra, forza! Ecco poi, così, ok. Dacci sotto di sinistra, di sinistra, ok. Ehi! E tu vorresti $5,000 per scommetterli su quel brocco? Per me sei tutto pazzo. Non è un brocco, è un campione. È un vero campione. Vincerà, me lo danno 10-1. Ne sei proprio convinto? Beh, allora facciamo così. Io ti do $5,000, ma se il tuo amico perde, li sconterai a 200 al mese nel mio locale, il che, compresi tutti gli interessi, fanno 3 anni esattamente. D'accordo? D'accordo, grazie.
Se lo ricordi, vincerà. Lo spero per te, figliolo. Ciao. Mike, ascolta, prendi con te Lenny e piazzati alle costole del ragazzino italiano. Ho investito un mucchio di dollari e non ho intenzione di perderli, d'accordo? Sancionà è un buono aiuto. E se fa questo, lo fa solamente per me, hai capito? Per me. E poi ci sono tante ragioni per cui deve vincere. 5.000, Sancionà. 5.000 ragioni. Come ti senti? Bene, adesso. Speriamo anche dopo. No, dobbiamo vincere, ce l'abbiamo già fatta. Ho parlato con mio amico, ha detto che non c'è problema. Potevo combattere io. Però è meglio non riusciamo. Ok? Ok. Ciao. Bye. Ehi, aspetta. Sai, Charlie non vede l'ora di sbranarlo. Beh, digli di aspettare. Tienilo calmo, grazie. Sei forte! Ed ora, signore e signori, il momento più atteso della serata, il match più importante, malevole come sapete, considerato uno dei meglio massimi dello stato del New York. Sta per salire sul ring la tomba, detto Nino, lo sfidante, e Charlie Perkins, detentore del titolo. Vi ricordo che Perkins ha messo volontariamente in palio il titolo di campione dello stato di New York. Ciao. L'incontro si disputerà al limite delle 12 riprese. No, non lì. Qua. Ma ci conosciamo? No, ma l'importante è che noi conosciamo te. Il capo ci ha detto di fare la guardia ai 5.000 dollari. Ah, ho capito. Non c'è problema, tanto lui vince. Ecco a voi i due protagonisti dell'incontro valido per il titolo di campione dello stato di New York, categoria medio-massimi. Alla mia destra, il campione Charlie Perkins, libre 177. E alla mia sinistra, lo sfidante Matumba, detto Nino, libre 179. Il pubblico è molto numeroso e il tifo è tutto per Perkins. È inutile dire che i bookmakers danno il campione in carica altamente favorito, addirittura 10-1. Mi raccomando, niente colpi bassi, ok? Al break staccati, ok? Speriamo che l'incontro sarà duro per lo sfidante che ha di fronte il più titolato Charlie Perkins. Sta per Nino iniziare la prima ripresa. E per il ragazzo il campione in carica. Ma dobbiamo attendere che Charlie Perkins entri nel vivo del combattimento per sapere quanto veramente valga questo giovane pugile praticamente sconosciuto prima di questo video. Hai visto, all'altezza della situazione. Ecco il pugile al centro del ring. E Perkins che attacca. L'impostazione del campione è senz'altro superiore a quella del giovane contendente, del giovane sfidante. Non scoprirti! Non scoprirti! Su con quella guardia! Sinistro è Nino che attacca, sinistro al volto! Bravo, avanti così, avanti! In difficoltà in questo momento! Sei forte, sei più forte! E ora Perkins attacca, riesce a mostrare i giocatori migliori! L'incontro si presenta vincente! Ecco il pugile al centro del ring, e Perkins che riduce le distanze, porta i suoi colpi con decisione, ecco un preciso montante che va a segno! Nino sembra aver accusato il colpo, infatti Perkins... Accidenti! E riesce a mettere a segno una serie di colpi che mettono in difficoltà l'avversario, il quale cerca di difendersi come può, ma fortunatamente per lui finisce qui la prima ripresa! Sinceramente non so quanto possa resistere questo giovane alla furia scatenata di Charlie Perkins. Una cosa comunque è certa, stiamo assistendo a un bel match. Tra il pubblico c'è già chi scommette sul numero della ripresa in cui Charlie Perkins metterà knockout lo sfidante. E vedremo, gentili telespettatori, come Perkins saprà mettere a frutto la sua esperienza per aver ragione del destro, poi il gancio sinistro, gli stand. Col sinistro, non gli dare tregua. Ok, poi. Fuori i secondi. Sta per avere inizio la seconda ripresa. Cari ascoltatori, è suonato il fuori i secondi. Stasera ne vedremo delle belle. La prima sta ripresa, per iniziare la seconda. A prendere subito l'iniziativa. E mi sembra tutto con le braccia. Charlie Perkins sembra intenzionato a porre termine al match già da questa seconda ripresa. Bravo, continua così, forza! Corde, mentre Perkins continua a colpire incessantemente di destra e di sinistro, lo sfidante non può far altro che difendersi. L'azione demolitrice di Perkins comincia a far sentire i suoi effetti. Nino è di nuovo alle corde. No.
A me sembra che il negro... Ma che dici, papà? Quello è l'amico di Nino. Ah, sì? È l'amico di Nino? E allora vince. E se è l'amico di Nino, vince. Forza, dai! Come ha detto che si chiama? Nino. Pure lui. Dai, negro, vinci! E con sempre maggiore efficacia piazza i suoi colpi. Nino sta dimostrando di essere un buon incassatore, resistendo alla furia scatenata di un Charlie Parkins, che questa sera ci sembra particolarmente determinato alla ricerca del knockout. E intanto è finita la seconda ripresa. Una ripresa molto difficile per lo sfidante Nino. Non ti preoccupare, è forte. Sì. Ce la farà. Stiamo assistendo, gentili telespettatori, ad un combattimento molto interessante e vivace. E il merito devi stare più coperto. Continua così. Non lo mollare, non lo mollare. Copriti. Tienilo lontano con la lingua. Tu hai le braccia più lunghe, coglione. Raccomandazioni. Su con le mani, su con le mani. Ecco che inizia la terza ripresa. Charlie Parkins è ancora all'attacco e Nino bloccato in difesa, cerca di limitare i danni il più possibile, ma sinceramente non pensiamo che possa durare per molto. L'incontro sembra arrivato a una svolta decisiva. Stancionare, Tussano. Faccio perso a stancionare. A Tussano, non l'ha visto. Dai, Nino! Un preciso sinistro scuote ancora la testa dello sfidante. Nino cerca di sottrarsi, ma Parkins lo incalza e lo costringe ancora alla morte. È sempre Parkins all'attacco. Alla furia scatenata di Charlie Parkins. La domanda che si fanno tutti ora è: resisterà anche in questa settima? Certo è che Parkins non gli sta dando respiro, dimostrando ancora una volta quanto meriti il titolo di campione di New York. Parkins è implacabile, è difficile tenere dietro a tutti i colpi che Charlie riesce a portare a segno. Destri e sinistri si susseguono con rapidità impressionante. Nino ormai sembra allo stremo delle forze, non riesce a sottrarsi all'attacco continuo dell'avversario. Per finire, finalmente! Ciao! Vieni con noi, l'incontro è finito. Non è vero, non può finire così, lasciatemi, vigliacchi! Ehi! Wanda, alzati, Wanda, alzati. Non c'è ragione di continuare. Ce la devi fare, ce la devi fare! Ho scommesso $5,000 su di te. E se non vinci, non possiamo tornare a Napoli. 6, 7, 8. Grazie. Vai, Nino, vai! Ehi, tu, come tu vuoi? Vai! Parkins all'attacco! Ecco Nino in dietreggia! Parkins attacca! Destro, destro, sinistro! Ecco Parkins ancora in azione! La vitalità di questo ragazzo di colore è dell'incredibile, risponde colpo su colpo al campione, continua a muoversi bene sulle gambe, imponendo un ritmo. Dai, Nino! Sembra ora lui alla ricerca del colpo riflettore. Ecco, vediamo! Mandando il campione al tappeto. L'arbitro inizia il conteggio. Grossa sorpresa tra il pubblico. Parkins fino a questo incontro non aveva mai subito l'onta del tappeto. Ecco ora il campione si è rialzato, il pubblico è in piedi e in forza la campione. Non ce la fa! Incredibile!
vinto! Come ti senti nella veste di campione dello stato di New York? È molto male. Quali sono i tuoi programmi? Ma chi è questo? Che vuole? Anna, lo so che sei davanti al televisore e che mi stai ascoltando. Anna, ti prego, amore mio, guardiamoci negli occhi. A noi non ce ne frega un tubo dell'America. Ho vinto un sacco di soldi. Possiamo andare tutti e quattro in Italia. Se sei disposta a dare un calcio a tutto, vieni via subito. Ma che sta braterando quel pazzo, eh? Tu non dici niente? Ma perché non l'arrestano? Perché questo è un paese democratico. C'è la libertà d'opinione dappertutto, tranne che in questa casa. Credi di essere spiritoso, eh? Ti sbagli. Vuoi un calcio in culo? E tu, non darai mica retta a queste idiozie, vero? Tu vuoi bene davvero a quel ragazzo? Sì, papà, tanto. E allora papà ti aiuta a dare un calcio a tutto. Anzi, a tutti. You understand? Grazie papà. Abbiamo vinto. Sei felice? Sì. Smettila. All'aeroporto, per favore. Ecco il panino. Grazie. Prego. Come sei bella. Guarda Nino com'è preoccupato. Già. Com'è che Anna ancora non arriva? Ma manca ancora un po' di tempo. Lady, ma che fa? Senta, io devo prenderlo quell'aeroplano. Ma quando arriveremo? Senta, io ne so meno di lei. È l'ora di punta adesso. Poteva uscire prima da casa, no? La prego, faccia presto. Ecco, adesso è verde. Per favore, si sbrighi. Calma, non si preoccupi, con un po' di fortuna ce la faremo. Meno male che siamo usciti dal caos, Lady. Primo annuncio per il volo AZ-704, New York, Roma, Napoli. I signori passeggeri sono pregati di prepararsi per l'imbarco. È il nostro volo. Vieni. Nino, il nostro volo è stato annunciato. Va bene, vengo subito, va. On appelle pour le vol AZ-704, New York, Roma, Napoli. Les passagers sont priés de se préparer pour l'embarquement. Quanto manca? Per l'aeroporto 5 minuti, Nino. Bene. Per l'ospedale forse anche meno, ma speriamo di no. Sì, continui così. Ultimo annuncio per il volo AZ-704, New York, Roma, Napoli. I signori passeggeri, ancora a terra, sono pregati di salire a bordo. Forza, andiamo, va. Senti, Nino. Se vuoi, noi aspettiamo, forse può ancora arrivare. Dai. Abbiamo aspettato già troppo. Evidentemente preferisce rimanere coi suoi. Andiamo. Yes? Ho fatto tardi, volo 704. E lei come si chiama? Anna Calabrese. Oh, sì, tuo fidanzato mi ha lasciato il biglietto per oh, te. Oh, grazie. Vai. Senta, dovrebbe tornare indietro per il controllo bagagli. Ma non posso, non ho il tempo. Lo so, ma è il regolamento, non posso farci niente. Posso passare così? Sì. Bene. E la valigia? Oh, non importa, può tenerla. Attenzione! Prego, faccia presto.
Zilla, uscita 37. Nino! Nino! Nino!